Oggi nuova serie su Pokémon versione verde foglia. È da tantissimo che aspettavo di farlo perché Pokémon è uno dei miei giochi preferiti. Mi ricorda molto la mia infanzia. E beh, io inizierei subito. Appena si finisce il video, va bene. Ok, ok, iniziamo. Terza volta, iniziamo. E iniziare un breve spiegazione di comandi. No, vabbè, sì, devo andare avanti. Le freccette, abbi, ok. Ok. Ok, possiamo subito saltare queste cose. Ah, il professor Oak. Ciao, ti trovi nel mondo dei Pokémon. Mi chiamo Oak. Tutti mi conoscono come il professore dei Pokémon. Questo mondo è abitato da creature chiamate Pokémon. Per alcuni i Pokémon sono piccoli amici, altri li usano per lottare. In quanto a me, lo studio dei Pokémon è il mio lavoro. Prima di tutto, parlami un po' di te. Va bene, che vuoi sapere? Dimmi un po' se sei un bimbo? Certo che sono un bimbo. Certo, non un bimbo, però va benissimo. Come mi chiami? Vabbè, Oreo. Oh. Oreo, giusto, giusto, Oreo. E start, e start. Bene, allora ti chiami Oreo, sì. Questo è mio nipote ed è sempre il tuo rivale. Potresti ricordarmi come si chiama? Scusa, non ti ricordi come si chiama tuo nipote? Va bene, non tengo voglia esattamente di... Diamogli un nome qui. Ash. Chiamiamolo Ash. Sì, sì, ora ricordo. Si chiama Ash. Ma... come fa a non ricordarsi come si chiama suo nipote? Dovrebbe avere problemi seriamente mentali. Vabbè. Stai per... Ok. Pokémon. Andiamo, ti aspetto un mondo di sogni e avventure. Magari. E... va bene. Non mi servirà un attimo per capire come funziona. Andiamo su strumenti. Ritira. Che c'è? La pozione? Beh, bella pozione, io non l'abbandono mai. Esci. Esciamo. Io quando giocavo da bambino a questi era molto diverso. Certo, l'immagine, la grafica è sempre pixelosa, però. Dove si va? Ok. Esci. Ok. Prima di qua. Quindi, sì, esatto, qui è dove stava il professore, se non mi sbaglio, che non c'è mai nella vita. E vabbè. E allora andiamo di qua. Tanto questo è l'inizio della strada. Ehi, aspetta, non andare. Chi si muove? È pericoloso nell'erba alta. Vivono Pokémon selvatici. Hai bisogno di Pokémon tuoi che ti proteggano. Fidati di me, seguimi. Te lo dici tu. Massimo esperto di Pokémon 2019. No, no. Non ne posso più di aspettare. Minchia. Oh, Ash, fammi pensare. Ah, ora ricordo. Ti ho chiamato io. Un momento. Minchia, come ho messo però con i ricordi. Guarda, Orion. Ci sono tre Pokémon qui. Ah, sono dentro le Pokéball. Da giovane ero un allenatore di Pokémon. Davvero in gamba. Ora che sono vecchio, me ne sono rimasti solo tre. Ma puoi sceglierne. Uno. Va bene.
Ehi, nonno, e io? Un attimo di pazienza. Un attimo di pazienza, ce n'è anche per te. Ah, devo scegliere. Mi ispira questo in fondo. Vediamo. Charmander, dovrei averne cura. Bene, Oreo. Hai scelto il Pokémon di tipo fuoco. Charmander. Ah sì, dai, mi attira, è bello. Io non gioco a Pokémon da circa 1 o 2 anni. È veramente tanto, ma tanto che non ci gioco. Io che vuoi dare un soprannome a Charmander? No, mi va bene così. Ah, Squirtle, Squirtle, mi sbagliare un po' con di tipo acqua. Ovviamente, il mio rivale prende sempre il contrario del mio. Se no non sarebbe Pokémon. Ah, oh, già la prima lotta. Vabbè, contro Ash, però fa niente, meglio di niente. Il turno è scurito, mandato in campo Ash, rivale, vai. Squirtle e io, il mio minchia quanto è figo Charmander. Ok, iniziamo a lottare. Ah, solo queste due mosse. Beh dai, graffio. Ok, li ho tolto tanto, dai. Per essere all'inizio diciamo che li ho tolto abbastanza. Colpo coda. Che non mi fa niente. Di nuovo graffio. Dai così! Andiamo, dai che lo uccidiamo! Cioè non uccidere, sparo, cado. Non mi ha fatto niente di male fino a questo punto. Di nuovo lotta, graffio. Ah, finalmente ha deciso di togliermi qualcosa. Di nuovo lotta e graffio. Uh, 70 punti di esperienza e il mio Charmander va a livello 6. E dai! Ho vinto, tu hai perso. Abbiamo finito. E ok, proviamo a parlare di nuovo con lui. Ok, allora usciamo subito da questo posto. Beh, io direi di prendere il percorso, quello che ho visto prima all'inizio. Abbiamo, che vuole voi sapete, guarda qui, ho copiato frasi scritte su un cartello di consigli utili. Consigli utili. Premi start per aprire il menu. Ok, dopo lo farò. L'incontro con il primo Pokémon selvatico ed è un Rattata. Di livello 2 pure. Mamma mia. Sono tutto spaventato. Di una notte il graffio è... Bye bye! Dai, qui è stato facile. E questa tizia chi è? Ciao, lavoro in un Pokémarket. Abbiamo prezzi buoni, vieni a trovarci a Smeraldopoli. Tieni, ti do un campioncino, ecco qua. Hai ottenuto pozione. Odon, riposo. Ok. Va bene. Un altro. Ah, stavolta un PJ di livello 3. Beh,
se non mi sbaglio il PJ si evolveva in PJ8, se ancora mi ricordo qualcosa di Pokémon. A me da piccolo mi ricordo che mi piaceva il PJ, non so perché sembrava un uccello strano, solo più grosso. PJ selvatico è stato selvatico esausto. Charmander riceve 23 punti esperienza. Ah, ma quindi quando batto un qualsiasi Pokémon il mio riceve punti esperienza che lo fa salire. Penso che lo faccia anche aumentare di lì, lo faccia evolvere, ecco il termine, evolvere. Continuiamo subito. Allora, di qua, di qua, di qua. Se voi vedete che ho beccato un Pokémon. Beh dai, meglio per me perché così posso, diciamo, posso far evolvere il mio Charmander prima o poi. Se non mi sbaglio il Charmander si evolveva in Charmeleon. Ha imparato una nuova mossa, Abbracciare. Proviamolo subito. E gli fa tanto danno. Questo mi piace. Usiamo Graffio. E l'abbiamo sconfitto. ...24 punti esperienza, dai, buono. Me lo immaginavo. Mo stiamo andando a fare una consegna per il professor Oak, che gli serviva un qualcosa. Che gli serviva un pacco, al market. Ehi, arrivi da Biancavilla, vero? Beh, sì. E conosci il prof Oak, vero? Sì. È arrivato quello che aspettava. Io lo puoi portare tu? Certo. Ok, posso uscire. Se mi sbaglio, quello era il Pokémon Market. Questo, se mi sbaglio, è il centro Pokémon. Dove si facevano curare i Pokémon. Questo. Rimetti in sesso i Pokémon stanchi. Infatti, è come avevo detto io, sì. Pure se Charmander, diciamo che non è messo chissà quanto male, però sarebbe sempre buono curarli. E va bene. Va bene. Arrivederci. Che figata, ha saltato. Per la prima volta lo vedo saltare. Ok, siamo ritornati a Biancavilla. Adesso ritorniamo dal professor Oak, gli diamo il pacco e la puntata può concludersi qui. Allora, il pacco Oak. Oh, Orion, come sta il vecchio Pokémon? Beh, vecchio, mo l'ho preso. Beh, sembra piacergli molto. Devi avere talento come allenatore di Pokémon. Cosa? Hai qualcosa per me? Gli ho consegnato il pacco. Ah, la Pokéball speciale che ho ordinato. Grazie, nonno. Ma sempre lui c'è, sa? Ash, dovunque vado c'è pure lui. Perché mi hai fatto venire? Ah, sì, devo chiedervi un grosso favore. Là sulla scrivania c'è una delle mie invenzioni, il Pokédex. Registra automaticamente i dati dei Pokémon visti o presi. Una specie di enciclopedia. Orion e Ash, portate questi con voi. Vabbè, tanto non abbiamo un cazzo da fare, no? Quindi
Per ottenere più dettagli sui Pokémon non basta vederli, li devi catturare. Usa questa per catturare quelli selvatici. Ah, le Pokéball. E quando compare un Pokémon selvatico puoi catturarlo, ok? Lanciagli una Pokéball e cerca di prenderlo. Un Pokémon in forma può scappare, ci vuole fortuna. Realizzare una guida completa di tutti i Pokémon del mondo era questo il mio grande sogno, ma sono troppo vecchio ormai. Allora voglio che siate voi a realizzarlo. Avanti allora, datevi da fare. Sarà un grande contributo per la storia dei Pokémon. Perfetto nonno, lascia fare a me. Odio, mi dispiace dirlo, ma non ho proprio bisogno di te. So come fare, prenderò la mappa città di mia sorella. Le dirò di non prestarla. E vabbè, possiamo iniziare la nostra avventura finalmente da soli, senza la guida di nessuna. Beh, io mi fermerei qui e direi che per il video di oggi può finire. Ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, commentate e lasciate like, come sempre. Beh, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!